Maria Rita nella vita si occupa di tutto quello che è il restauro sul legno, di decorazioni, facciamo anche qualche incursione nella ceramica quando capita e cerchiamo in ogni caso di spostare sempre in avanti l'asticella di quello che si potrebbe fare, perché questo lavoro non si finisce mai. Intanto è un mezzo di trasporto tipicamente siciliano, lo troviamo soltanto qui. Sì. Le due città dove si lavoravano maggiormente questo tipo di mezzi erano Palermo e Catania. Per realizzare un carretto siciliano c'era bisogno di 9 maestranze. La differenza tra un carretto palermitano e uno catanese è che quelli catanesi avevano le sponde dritte, quelli invece palermitani avevano le sponde leggermente in diagonale. Questa è una versione piccola del carretto siciliano, ci sono le versioni quelle grandi che hanno praticamente le ruote quasi alla stessa altezza. Quindi questi erano i mezzi con cui praticamente si percorrevano tutte le strade di comunicazione tra le varie città, e ti assicuro che io che ho visto queste strade andandoci con i fuoristrade erano delle cose incredibili.